premessa su cos'è Anchor, coalizione europea per politiche giustificate, direi che lascio la parola subito a Iupome che parlerà in italiano, poi dopo ci saranno alcuni momenti di anche di traduzione simultanea. Buongiorno. Spero di potervi spiegare come creare un sistema semplice e trasparente per la produzione di cannabis facilmente controllabile dall'autorità. È così semplice da costituire per un piccolo gruppo di persone senza grandi mezzi e che tuttavia sia in grado di soddisfare una serie di requisiti che riguardano la salute pubblica, la sicurezza, la trasparenza finanziaria e la tracciabilità. Il peggior disastro che ha prodotto la proibizione della cannabis e delle altre droghe è la creazione di un mercato spinto quasi esclusivamente da ragioni economiche e di una burocrazia quasi interamente spinta dalla morale o da ragioni politiche. Nessuno di questi due fattori sono in realtà collegati agli interessi e ai diritti dei consumatori e dei produttori. La salute e la sicurezza. Il risultato può essere visto in questi due triangoli di danni e di benefici legati alle droghe. Da una parte, grazie al mercato delle droghe, le strutture di potere illegali continuano ad alimentarsi con il denaro guadagnato a partire dalla disperazione, mentre dall'altra le strutture di potere legali continuano a giustificare l'eccessivo controllo e l'intrusione nella vita privata delle persone. Di conseguenza, i benefici sono percepiti soprattutto da quelli che hanno il potere di influenzare le politiche, mentre i danni dalle persone senza potere. Il che spiega perché stiamo facendo così pochi progressi in questa discussione. I consumatori e i produttori di cannabis che non vogliono di smettere la nostra medicina o il nostro hobby e che quindi non intendono essere clienti del mercato illegale delle droghe, devono capire che se vogliono sostituire questa politica con un'alternativa sicura e sana, devono auto-organizzarsi, dal basso. Questo è l'approccio dei Cannabis Social Club. I Cannabis Social Club organizzano la coltivazione collettiva di una quantità che è indirizzata esclusivamente al consumo privato dei suoi membri. Così la capacità di produzione di un CS è basata sul livello previsto di consumo annuo dei suoi membri. I club
possono essere costituiti legalmente in tutti quei paesi in cui la coltivazione di quantitativi di cannabis per uso personale sia stata depenalizzata o decriminalizzata, mentre essi possono diventare uno strumento di azione politica nei paesi in cui questo non è ancora il caso. Con l'aiuto di un bravo avvocato dovrebbe essere possibile convincere un giudice che un circolo chiuso di persone che coltiva per il proprio consumo non costituisce una violazione degli intenti alla base delle leggi sulle droghe. Nel 2006 in Spagna il primo Cannabis Social Club fu prosciolto da una corte locale a Bilbao. Da allora sono stati aperti centinaia di club che ora contano decine di migliaia di soci. Specialmente a Barcellona, numerosi club hanno modificato il concetto originale e hanno aperto a soci per un giorno, come i turisti. Da giugno di 2014 le autorità hanno aumentato i controlli su questi club e ne hanno chiusi diversi. I parlamenti regionali di Catalogna e del Paese Basco stanno ora stabilendo una regolamentazione definitiva. In Belgio, Trek to Plants, coltiva la tua planta, è stato fondato nel 2006 sulla base di una direttiva ministeriale del 2005 che sostiene che il possesso di un massimo di 3 grammi o di una pianta femmina non è più perseguito. Ciononostante, noi siamo dovuti andare in tribunale per 2 volte e siamo stati prosciolti per la seconda volta nel 2010. Poi noi abbiamo iniziato a coltivare e il numero dei nostri soci è iniziato a crescere. Noi raccomandiamo a tutte quelle persone che in Italia vorrebbero sviluppare un modello per controllare la loro produzione e distribuzione di cannabis senza l'interferenza di intermediatori e di cercare uno strumento per una strategia concreta per convincere l'opinione pubblica e i politici dei benefici della regolazione legale, organizzatevi. Non pensate che sia impossibile. Noi pensavamo la stessa cosa 5 anni fa in Belgio. ENCOT è pronta ad aiutarvi. Noi raccomandiamo l'approccio dei 4 passaggi. Il primo passaggio è la presentazione pubblica dell'iniziativa con una conferenza stampa o un'azione pubblica con il solo scopo di attirare l'attenzione dell'autorità. La cosa migliore è coinvolgere una personalità ben conosciuta, cercare di collaborare con un politico o un artista per ottenere una copertura stampa e per ridurre per venire perseguitato duramente. Specialmente se possedete apertamente i semi delle piante o piccole quantità di cannabis durante la presentazione, che è buona cosa per attirare l'attenzione della stampa. Nella presentazione lo scopo dovrebbe essere spiegare molto chiaramente che si tratta di provvedere un'alternativa sicura, legale e trasparente al mercato illegale per il consumo personale dei membri adulti del club. Voi costituite un'alternativa al mercato illegale, in tal modo è non profit, fare soldi con le droghe suona male, è orientato verso la salute pubblica, così che lì è solo produzione e trattamento biologico, lì è la trasparenza finanziaria, democrazia interna, facile da seguire per i soci e eventualmente le autorità su quello che succede,
e di essere sempre disposti a dialogare con le autorità. Quando non vi sono reazioni dalle autorità legali che indicano che l'iniziativa sarà perseguita, c'è tempo per il passaggio numero 2, la creazione ufficiale del Cannabis Social Club. Questo passaggio varia da paese a paese. Questo dipenderà da quali sono i requisiti. In Belgio è possibile creare una associazione con 3 persone. Esse possono creare un comitato esecutivo che includa un presidente, un segretario e un tesoriere. È una buona idea di non iniziare a coltivare nessun indirizzo privato di queste persone dal momento che gli indirizzi di queste persone possono essere visti dal pubblico. È una buona idea che i vostri statuti siano commentati da un legale. È anche una buona idea di riferirvi agli statuti nella esatta formulazione del testo di legge o ogni altro documento ufficiale proveniente dal Parlamento o dal Governo, così che è chiaro che voi operate nello stesso spirito del legislatore. Le associazioni operano in completa trasparenza rispetto agli accordi finanziari rispetto a loro associati, così che i soci possono capire come sono calcolati i costi e come viene speso il denaro. Questo può essere utilizzato come argomento per affrontare chi vi accuserà da operazioni poco chiare. Questi sono i principi e le attitudini a cui aderisce un Cannabis Social Club e che li distingue da altri tipi di iniziative. Consultate sul nostro sito il testo Tutto il codice di condotta. È organizzata per soddisfare la domanda del soci, non viceversa. Per questo i CS non fanno pubblicità né cercano attivamente di reclutare più soci. 2. Non profit. Il prezzo che i soci pagano per far coltivare o distribuire la loro cannabis è basato sul calcolo dei costi tecnici, basati sull'infrastruttura, energia, acqua, i compensi per i costi di lavoro del coltivatore e i costi amministrativi per l'associazione, ed è approvata dall'Assemblea Generale Annuale dei Soci. I benefit che possono essere ottenuti dall'associazione e che derivano dalle sue attività economiche sono utilizzati per promuovere gli obiettivi dell'associazione: l'attivismo, i corsi, la lobby, sezioni mediche. Trasparenza. I Cannabis Social Club sono delle associazioni legalmente registrate. L'organizzazione interna è democratica e partecipativa. Il corpo decisionale è l'Assemblea Generale Annuale, alle quali tutti i soci sono invitati a partecipare. Nell'Assemblea Generale deve essere presentato ed approvato un rapporto narrativo e finanziario dell'attività dell'associazione nell'anno precedente, come pure un piano per l'anno seguente. Per garantire trasparenza finanziaria dovete lavorare con un conto bancario e dovete pubblicare dei rapporti finanziari regolari che possono essere considerati dai membri o eventualmente della autorità in caso che siate processati. Orientati alla salute pubblica. I
cambi social club utilizzano solamente dei metodi di coltivazione che rispettano gli standard dell'agricoltura organica. L'utilizzo di prodotti chimici è bandito. Le persone non possono semplicemente associarsi ed ordinare cannabis, devono passare all'ufficio ed avere un colloquio per l'adesione. Si fa una mappatura della loro storia del consumo di cannabis. I cannabis social club sono solo accessibili agli adulti. E 5 sono aperti al dialogo con le autorità. I cannabis social club sono disposti ad impegnarsi in ogni tipo di dialogo con le autorità e implementare una politica attiva per invitare le autorità a questo dialogo. Se tutto questo è presente, iniziate a coltivare. Stabilite il bisogno annuale richiesto per il consumo personale dei primi soci di vostro club e organizzate la produzione collettiva di questa quantità in una piantagione collettiva. Fate in modo che vi sia una buona varietà di piante disponibile, così che i soci possano sempre scegliere tra diverse varietà e scoprire cosa è più conveniente per loro. Passaggio 3. La professionalizzazione. Se non si registrano reazioni delle autorità o solamente delle reazioni positive, a questo punto dovete professionalizzarvi. Finché siete piccoli, ogni cosa può essere fatta sulla base della fiducia. Quando crescete avete bisogno di procedure ufficiali standard. Assicurate la privacy del privilegiato. La paura di che cosa potrebbe succedere se i dati non sono ben assicurati è una delle principali ragioni perché la gente non vuole iscriversi ad un cannabis social group. Adottate una politica di liste di attesa. Fin tanto non avete più spazio, non potete coltivare per più persone ed eventualmente dei privilegi per utilizzi medici. Mantenete i vostri soci al corrente degli sviluppi. Cercate di evitare incomprensioni e false aspettative. Coinvolgeteli negli sforzi per promuovere il vostro lavoro. Chiedetegli del feedback per i servizi che hanno ricevuto. Ricordate a tutti che gli obiettivi politici dell'iniziativa sono più importanti della produzione di grandi quantità. Organizzate anche degli eventi sociali. Per quanto riguarda il coltivatore, questa è una declarazione di proprietà che noi utilizziamo a Belgio. Per quanto riguarda i coltivatori, assicuratevi che ci siano dei protocolli sulla coltivazione e il trasporto delle piante, che i coltivatori e i trasportatori siano sempre in possesso di documenti che spieghino il modo in cui l'associazione opera e si riferisca ad antecedenti legali. Questi documenti possono essere cruciali per evitare la persecuzione delle persone che sono più coinvolte nell'associazione nel caso che le autorità legali decidano di intervenire. Andate regolarmente a trovare i vostri coltivatori, così da poter tenere sotto controllo la produzione. Spiegate chiaramente quel che vi aspettate l'uno dall'altro. Dei buoni accordi fanno dei buoni amici. Un coltivatore dovrebbe essere affidabile, discreto, capace e dovrebbe avere lo spazio per poterlo fare. Non lavorate con persone che hanno un procedimento in corso. Chiarite che appartenere a un cannabis social club comporta molti benefici rispetto al mercato illegale. Aiuto tecnico e sostegno legale ed un calcolo onesto e trasparente del prezzo.
È bene avere un posto neutrale per ricevere i soci, mai dove solo dove sono le piante, preferibilmente non a casa. È una buona idea stabilire un meccanismo per il controllo della organizzazione e della produzione, un analisi del laboratorio e un controllo esterno della organizzazione da parte di qualcuno che non è un socio e che ha la capacità di giudicare se i metodi utilizzati possono essere all'altezza degli standard che si possono attendere. Una volta che un Cannabis Social Club funziona correttamente, quel che rimane da fare è il quarto passaggio: convincere le autorità politiche e legali ad istituire una cornice legale regolatoria per il club che riguarda le licenze, le tasse e il controllo esterno. Noi in Belgio abbiamo sviluppato una proposta che include i benefici finanziari per la città di Anversa, dei quali si permetterebbe di coltivare per tutti i consumatori di cannabis della città. Non hanno replicato mai, ma abbiamo sempre un momento di dialogo all'anno e la città si rispetta. Nella maggior parte dei casi i politici, gli esperti legali, i giudici o i poliziotti semplicemente non sanno come iniziare a regolare un mercato della cannabis legale. Questo fatto attualmente può agevolare il processo. Quando non ci sono precedenti, i modelli che sono proposti dai consumatori stessi possono essere più facilmente accettati. L'attuale crisi economica può agire come un catalizzatore del cambio nella percezione del fenomeno delle droghe e delle politiche sulle droghe che dovrebbero essere adottate in Europa. Ogni ritardo della decisione di iniziare a regolare legalmente le droghe gioca solo a favore di quelli che beneficiano della guerra alle droghe, coloro che spacciano droghe illegali e coloro che, almeno si presume che le stiano combattendo. Tutti gli altri stanno perdendo. Internazionalmente non c'è nessun blocco, nessun ostacolo a una legislazione, ad una regolamentazione per il coltivo del cannabis, la coltivazione del cannabis per il consumo personale. Lo ha confermato Franco Fatini, commissario di giustizia della Unione Europea in 2005. Per questo la presentazione è terminata e ogni questione, ogni richiesta per sostegno che riguardi un progetto serio sarà sostenuta. Basta o solo contattarci ad ENCOT o consultare i nostri soci locali in Italia. Grazie.